Sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche della protezione civile, informare la popolazione sulla mitigazione del rischio sismico, sapendo come comportarsi in caso di terremoto. Risponde a questo preciso obiettivo la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione sismica Io non rischio, che quest'anno oltre a Sulmona per la prima volta fa tappa anche a Prato La Peligna. Nei giorni 15 e 16 ottobre, volontari della protezione civile pratolana e quelli della Croce Verde allestiranno uno stand informativo in piazza Madonna della Libera per incontrare i cittadini. Fra i vari consigli, in caso di evento sismico è importante mantenere la calma perché il panico è il primo nemico. È fondamentale sapere dove andare e quali sono i primi atteggiamenti da adottare, per questo invitiamo tutta la cittadinanza a venirci a trovare nel prossimo weekend, spiega Marco Liberatore, uno dei volontari della protezione civile. La manifestazione è fatta apposta proprio per dare consigli ai cittadini durante un terremoto. Ci sono tra i vari consigli più importanti in caso di terremoto: mantenere la calma, aspettare che finisce la cosa e poi uscire fuori di casa. Poi controllare contatori e gas e spegnere subito luce e gas per evitare fughe o incendi. Pratola è una zona fortemente sismica, quindi è importante conoscere come comportarsi in caso di evento sismico. Conoscere il piano di emergenza che il comune ha già adottato e praticamente l'informazione è basilare. Anche a Prato La Peligna si pensa nel frattempo all'aggiornamento del piano di emergenza comunale datato 2011, mentre sarà completata la microzonazione sismica, come annunciato in conferenza stampa dal vice sindaco Costantino Cianfaglione.